auguro a tutti una buona, buona giornata, spero che sia, possa essere una giornata soddisfacente anche a livello di apprendimento, di conoscenza, di nuove tecnologie. E qualsiasi cosa poi avrete bisogno, c'è Damiano, ci sono i ragazzi, c'è Fabio, che saranno poi a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. Perciò buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Francesco Gallo, mi occupo della direzione, nella direzione vendite di Mediaset Premium, sono una persona che si occupa della parte di hotel, lato di distributore grandi clienti. Faccio una premessa e volevo legarmi un po' a quello che ha detto Roberto, perché secondo me ha fatto una buona panoramica di quello che è il, diciamo, il momento attuale e probabilmente anche il futuro del nostro lavoro. È vero che c'è la televisione, le antenne, ma secondo me un po' tutti quanti noi magari riusciamo a guardare anche un po' più là, cercando di capire quali possono essere nuove opportunità di business attraverso la fibra ottica che presenterà oggi Francesco Fregato, ma anche cercare di capire anche al di là del solito modello residenziale o di casa che cosa c'è dall'altra parte. Ci sono anche gli alberghi, ma per hotel non intendo soltanto l'hotel in genere, per hotel tutta la parte ricettiva, quindi intesa da bed and breakfast all'ospedale, alla clinica, alle case di riposo, alle caserme, a carceri, residenze e così via, tutto quello che è un alloggio. Quindi immagino che voi all'interno di queste strutture, alloggio vi parlo alloggio pubblico, non condomini, però tutto quello che riguarda in queste strutture c'è la possibilità di fare un lavoro. Io vorrei parlarvi ma sulla parte del, diciamo, legata al prodotto Mediaset, ma una cosa volevo lanciarvi, un'opportunità che c'è, ci può essere dietro a vendere attraverso Mari un abbonamento ad un hotel o a un genere di struttura che racchiude il mondo dell'ospedale. Anche dietro c'è tutto un lavoro che voi potete fare e guadagnare, incrementare i vostri business e naturalmente immaginate soltanto una cosa, che una volta entrate in una struttura pubblica, e lo sapete meglio di me, oltre che fare l'installazione ci potrebbe essere per il futuro anche una manutenzione sia dell'impianto, ma se riprende a ben volere magari fare anche altri lavori all'interno di queste situazioni. Volevo darvi due o tre spunti di quello che è Mediaset Premium per gli hotel. È più o meno la stessa cosa per chi lo conosce del residenziale. Tutto il calcio nazionale e internazionale, la Champions League e l'Europa League, che è come il competitor, ce l'abbiamo anche noi, perché se parlavo tanto della Champions League, ma quest'anno la Champions League anche nei prossimi due anni sarà anche su Mediaset. Il cinema, la facilità d'uso dell'ospite, perché noi usiamo un solo telecomando e credetemi, arrivare con una centrale non significa mettere un decoder in camera e quindi un doppio telecomando. Questo crea un problema per gli ospiti, non solo perché a di là che possono fregare, ma oltre avere due telecomandi per la stessa televisione, quindi in questo modo arriva una tecnologia veramente semplice con un'offerta che sostanzialmente noi l'abbiamo voluta molto semplice, legare tre prodotti: il cinema, il calcio e i bambini. I bambini, quello che vediamo dopo, sono non-cion, però tutto quello che riguarda il cinema è tutto quello che c'è all'interno del calcio. Arriviamo nel cinema con, lo vedete, sono 5 canali di cinema, 3 canali di serie TV, canali documentari, 3 di bambini e tutto il meglio del calcio, che ve lo riepilogo
subito dopo. Ci sono oltre 2500 film all'anno, quindi quando si parla di cinema, vi dico una cosa, che se vedete abbiamo chiuso degli accordi in esclusiva con Warner, Universal, Medusa, Cechicor. Questi qua sono alcune case cinematografiche major dove abbiamo oltre il 60% della programmazione che oggi viene dai film in Italia, quindi c'è una programmazione molto ampia di contenuti con molte esclusive. Anche in HD nel caso di CAM, quindi noi l'HD, per quanto riguarda l'HD negli hotel, se si parla di centrale, lo sapete bene, le aziende come Fracara e quant'altro già stanno lavorando sulla nuova centrale digitale in HD, però ancora non è, sia loro che noi ancora non siamo pronti per il futuro. Ma gli hotel, poi in tutti i conti, interessa pochissimo l'HD. Però per quanto riguarda, se un hotel che è di piccole dimensioni ha un'esigenza particolare, attraverso un decoder, un rinfo o una camera, può in HD può vedere anche i canali in alta definizione. Canali di cinema, ve l'ho fatto vedere, arriviamo alla parte più essenziale. Tutto il meglio di quello che è il calcio, è un po' quello che interessa a tutti gli albergatori. Sul calcio vi dico una cosa, cioè, noi abbiamo 12 squadre, ma queste squadre qui le vedete in casa e in trasferta. Ciò significa che quello che non vede sono i match di queste squadre qui, quando si incontrano tra di loro. Certo, c'è Bologna, diciamo, in Emilia Romagna, è l'unica cosa che... E Parma pure, giusto. Sono tranne queste squadre qui, però pensiamo solamente a una cosa, in albergo non è che ci vanno quelli di Parma, vanno a vedersi la partita in albergo, chi viene a Parma o a Reggio Emilia in hotel è sicuramente una persona che viene da fuori. Non penso che ognuno di noi la domenica mattina si sveglia, va in hotel, mi infitto una camera per vedere una partita. Quindi, però c'è da dire una cosa, che 24 su 38 le trasmettiamo, cioè 24 partite su 38 per ogni squadra noi le trasmettiamo. Cioè il concetto qual è? Quando gioca Parma-Juventus la partita si vede su Mediaset, quando gioca Parma-Bologna o Bologna-Parma naturalmente non si vede, perché sono solamente queste 8 squadre che giocano tra di loro. Ma l'unica differenza è 16 contenuti, con una differenza di prezzo che vediamo dopo molto molto importante. Con una grande differenza, che quella stava dicendo prima Roberto, quando è arrivata Sky vi ha detto quanto costa un'installazione. Noi non è che vi diciamo quanto costa un'installazione, perché la centrale la vedete voi, potete scegliere, pur certo, se una centrale costa 4.000 euro, non è che vado con passamontagna e gliela vendo a 8.000, magari ci casca, dicono a Roma, però non è così semplice. Però certo, sull'installazione, sui lavori che uno può fare, sicuramente ci sono dei bei margini. E nessuno, ripeto, viene a dirvi quanto dovete guadagnare su un'attività che fate. Tutti gli anticipi, come dicevo, del calcio, la programmazione un po' la vedete sui giornali, sul sito e così via, meno male si sanno se sono praticamente tutte le partite di Champions League. Di Champions League, del campionato italiano, della Serie B e dell'Europa League. Il listino. Allora, guardiamo il listino, come dicevo prima, il cinema, le serie TV, noi la vediamo a 1 euro per camera mese. Il calcio, che sostanzialmente dopo il cinema è quello che conta veramente di più, quello che traina l'abbonamento all'interno dell'hotel, costa 4 euro. Il tutto messo insieme, non guardate questa colonna, costa 5 euro. Però che cosa facciamo noi? Siccome le nuove centrali digitali, così via, ora anche le centrali analogiche, diciamo al cliente, noi abbiamo una programmazione con 16 canali e non facciamo altro che dire al cliente, se scegli, nel momento in cui scegli, invece di vedere solo il cinema o solo il calcio, nel momento in cui prendi il pacchetto completo, siccome siamo una televisione, ci interessa far vedere i nostri canali,
che vogliamo pubblicizzare, farle conoscere, farle vedere, farle apprezzare, invece di costare 5 euro la prima linea in alto, il pacchetto completo, quindi cinema, serie TV e calcio, invece di 5 euro per camera a mese, parliamo di 3 euro. Vi dico una cosa, questo è un listino che noi stiamo portando avanti già da 2 anni. Dal 1° novembre cambierà, perché questo è il nuovo listino che oggi già stiamo comunicando, ma stiamo ancora utilizzando il vecchio in promozione, passerà a 8, in pratica da 3 euro, che il 99% degli abbonamenti che si vendono sono tutti al pacchetto completo a 16 canali, perché uno risparmia 2 euro al mese e da 16 canali rispetto ad 8 o a 10, a 4, a 16 canali pagando meno di quanto pagherebbe con un listino a 8 canali. Quindi che cosa vi chiedo oggi? Vi chiedo magari se c'è la possibilità da parte vostra di segnalare un hotel. Lo potete fare, gli abbonamenti li potete fare tranquillamente attraverso l'azienda Mari. Mari si occuperà sia della fatturazione, della sottoscrizione, dell'abbonamento, naturalmente lo dovete fare voi insieme verso l'hotel, però vi dà tutto il supporto, giusto Roberto? Giustissimo. Tutto il supporto per quanto riguarda l'abbonamento. Oggi più che mai magari spendere una parola in più verso un albergatore, visto che tra un mese e mezzo, quasi, forse un po' di più, aumenterà il listino, invece di 3 euro passeremo a 5, perché è sicuramente un prezzo più accessibile al nostro prodotto. Si possono fare anche gli abbonamenti stagionali. Abbonamenti stagionali, noi abbiamo 2 stagionalità, da maggio ad ottobre per quella estiva e da novembre ad aprile per quella invernale. Quindi sono poi, dopo vi lascio anche le copie del listino che sono qui sopra. La TV è quello che comanda naturalmente la scelta della tecnologia, se TV analogica, centrale analogica, TV digitale, centrale digitale. Il concetto qual è? Quello che vi dicevo prima, l'abbonamento lo fate attraverso Mari, l'azienda, l'offerta tecnologica, la rete da telecentrale, l'installazione, 3 su 4 punti li fate voi, che è quello che in pratica la vendita della centrale o la potete fare attraverso Mari, oppure la potete comprare e rivendere direttamente voi, l'installazione se voi ad occuparvi, la manutenzione, tutto quello che riguarda invece la fatturazione del servizio di Mediaset lo potete acquistare, cioè lo potete rivendere al cliente hotel, al cliente finale, attraverso l'azienda Mari. Vi do solamente uno spunto, questo è meglio che non la riprendi però. Mentre con noi, una volta pagata la centrale di 4.000 euro, il costo dell'abbonamento, perché la centrale diventa sua, non è più di 8.000 se lo vogliamo spalmare nei 24 mesi, ma è solo di 240 euro. Quindi immaginate una persona, un hotel che deve pagare 240 euro al mese, 800 così. Oltretutto abbiamo all'interno delle brochure che avete, c'è una promozione sugli strumenti e avete visto che c'è la possibilità di poterli acquistare un noleggio sugli 80 euro al mese. La stessa cosa l'abbiamo applicata anche sulle centrali, per dare possibilità agli hotel di non dover pagare subito i 4.000 euro, ma dandogli la possibilità di pagare, adesso non mi ricordo quanto incide sui 24 mesi, ma sarà sui 130-140 euro al mese, per 24 mesi. Perciò lui paga un noleggio della centrale, al termine del noleggio lui ha la possibilità di riscattarla con 2 mesi di ritardo, stupidata. Le spese sono sia no 300-400 euro dopo i 2 anni, cioè, è proprio una stupidata che alla fine salta fuori e diventa sua la centrale. Non volesse eventualmente rinnovare il contratto con me, se può dire a me la centrale non mi serve più, perciò non pago più il riscatto, ma sarebbe stupido perché ha pagato 24 mesi di ritardo, perciò non avrebbe logica una cosa del genere. Ma c'è anche questa opzione, perché abbiamo visto che in diversi hotel
il fatto di avere un costo di 4.000 euro per poter attivare l'abbonamento Redis poteva essere uno scoglio, un ostacolo. Impostandolo in questo modo qua abbiamo visto che tanti hotel hanno detto ok, mi faccio il noleggio per i miei 24 mesi e poi dopo deciderò se continuare o no. No, questo qui tenetelo in considerazione perché è lo stesso discorso che avete dentro la brochure sul discorso dell'argomentazione. Abbiamo impostato questo tipo di impostazione per cercare di dare la possibilità di approcciare anche all'acquisto di un nuovo strumento, dandovi la possibilità di poter fare il noleggio dello strumento. Cioè, voi pagate una rata mensile per 24 mensilità, al termine delle 24 mensilità pagando una rata e mezza, se non mi ricordo esattamente quello che è un po', come una rata, è proprio una stupidata, lo strumento diventa vostro, ma il costo di interesse è veramente ridicolo, però ve lo pagate in 24 mesi. La stessa cosa vale per la centrale. E questo qui ci pensiamo tutto noi, voi ci date il nominativo dell'hotel, voi non dovete fare niente, so se è fuori dei problemi, problemi di incasso, qualsiasi tipo di problematica. Cioè, voi non venite intaccati in niente, siamo noi che pensiamo a tutto. Il rischio se lo prende la finanziaria, è da male. Però la differenza qual è? Una cosa è andare in un hotel e mettere a rischio che io installatore per comprare la centrale pago 3.000, 4.000, non lo so, metto lì, e una cosa è mettere a rischio una giornata di lavoro per la mia manodopera, che sempre ha un costo, è una cosa è mettere a rischio 3.000 euro che devo tirare fuori, o 4.000 euro che devo tirare fuori. In questo modo la mare vi sta agevolando. Cioè, questo è l'esempio del preventivo di un hotel medio italiano di 80 camere, di quanto risparmia. Cioè, può risparmiare dai 12.000 ai 38.000. Ricordatevi una cosa, che il canone di noleggio che voi vedete della centrale o dei Golden Style, loro fanno pagare tutti i santi anni. Con noi, una volta presa la centrale, paga soltanto l'abbonamento. Quali sono i vantaggi essenziali del nostro sistema? Arriva dalla normale antenna, quindi basta montare la centrale in testa e miscelarla all'interno. Non è necessario che vada in camera, non è necessario televisore, facilità d'uso perché utilizza un solo telecomando, 16 canali, 9 canali di cinema e 7 di calcio, a soli 3 euro al mese, è possibile sintonizzare premium cinema in doppia lingua, canale dedicato di media 24 mesi. E vi dico una cosa, la cosa ancora più importante, che l'hotel con noi non paga 12 mesi, ne paga 10. Quindi in 24 mesi di abbonamento, perché l'abbonamento vale 2 anni, ne paga 20, perché i mesi di luglio e agosto non li facciamo pagare, ma sono compresi nel prezzo dell'abbonamento. Tutte le informazioni naturalmente le potete vedere anche dal sito nostro, è possibile scaricarlo. Una guida che si chiama Digital Book, ma la Mare ha già tutto, le presentazioni che vi può mandare del nostro prodotto. Io quello che vi dico è una cosa semplice: se avete un hotel da segnalare, lo segnalate alla Mare, poi insieme vi aiuto, ci sono anch'io se avete bisogno, portiamo a termine la trattativa. Cioè, voi vi dovete preoccupare solamente di fare l'installazione, poi se avete bisogno che la centrale venga noleggiata, che poi si chiama, diciamo, il vero termine è la locazione operativa, perché quindi non è, perché ormai il termine noleggio è quasi scomparso su questa cosa, ma perché con una rata finale, con una rata, se fate un paragone di quanto costa col finanziamento, parliamo in 2 anni, veramente sono 300-400 euro di differenza, che sono niente se viene spalmata in 24 mesi. Io vi ringrazio per qualsiasi cosa, lei ha i miei riferimenti, e mio. Sì, no, volevo sapere se sono arrivato dopo. Sono io, non c'è la fotografia, però la prossima volta mi metto la foto. Io passo la parola a Roberto.
Roberto e ai colleghi di Dragallo, che sicuramente avranno delle cose molto molto importanti anche per voi. Volevo tornare al concetto che ha espresso prima Roberto: non c'è solo la televisione nel vostro mondo, magari probabilmente quanti hotel conoscete, oppure ci avete fatto qualche volta parlato, avete fatto delle manutenzioni all'interno, spendere una parola non costa niente, magari vi può aprire una nuova opportunità di guadagno per voi e per le vostre aziende. Io vi ringrazio e vi auguro buona continuazione. Utilizziamo per internet dove non c'era DSL.
Quindi a settembre dello scorso anno si è già costituita l'asta per le frequenze che verranno utilizzate da queste agenzie. E l'asta è stata assegnata a TIM, Vodafone, Wind e H3G. Queste trasmissioni copriranno una banda di frequenze che parte oggi dei canali digitali terrestri, quindi da 790 MHz a 862 MHz. Con questa disposizione. Quindi la nostra banda TV a una certa data di partenza dell'LTE non andrà fino a 862 MHz come era una volta, ma si fermerà a 790. A 790 MHz ci sarà una banda di guardia di 1 MHz e partirà il downlink, quindi dalla base station, dal trasmettitore centrale, al terminale utile. 11 MHz ulteriori di spazio libero, quindi di gap, e l'uplink, quindi dal terminale mobile a base station. Questa è una cosa molto importante, nel senso che, come potete immaginare, verosimilmente la distribuzione sarà di questo carattere. Quindi saranno tutti i nostri segnali digitali terrestri, equalizzati o meno, e saranno adiacenti a dei segnali LTE che verosimilmente avranno delle potenze nettamente superiori a quelle dei digitali terrestri. E sono questi qua rossi che vedete. Quindi dalla base station al terminale mobile. Questo potrebbe generare delle problematiche abbastanza importanti, nel senso che i segnali sono in banda TV, sono perfettamente ricevibili dalle antenne attuali e sono anche amplificabili dai centralini. Se fossero di questa portata come potenze, potrebbero causare problemi di ricezione del segnale digitale terrestre. E non, come può sembrare, ai sorgenti di canali, ma all'intera banda dei canali locali. Com'è? Speriamo. Fatta volontariamente la sentenza più alta di cielo terrestre? No. È venuta così? È venuta bene. No, perché è una cosa, LTE non è una scelta dell'Italia, ma è una scelta della comunità europea. Quindi la comunità europea ha determinato che la nuova tecnologia per la trasmissione dati, definita LTE 4G, Super 3G, eccetera, deve essere assegnata in queste quattro frequenze. Quindi è valida per l'Italia, come per l'Inghilterra, come per la Francia, come per gli altri paesi della comunità. Quindi le frequenze che verranno utilizzate sono 800 MHz, da 790 a 862, una volta liberate le frequenze televisive, perché qua le avete già libere, però per esempio in Veneto e Lombardia i canali da 60 a 69 sono tuttora occupati dai segnali digitali terrestri. Anche qua. Scusate, mi confondo con la Toscana. La Toscana e le Marche sono già. Le Marche hanno appena fatto switch off e da 61 in poi non hanno acceso. Poi il 900 MHz, l'attuale banda utilizzata da WMTS e dalla GSM, una volta completato il prepagno dello spettro, quindi verrà liberata una parte della banda che oggi è dedicata alla GSM e verrà introdotto l'LTE. Il 1800, altrettanto, quindi liberando una parte della GSM. E il 2006. Oggi il 2006 non è una banda utilizzata, viene utilizzata normalmente dai Ministeri della Difesa per radar e altre comunicazioni. Quindi abbiamo queste quattro frequenze che potranno essere utilizzate per LTE. Chiaro che quella che ci interessa di più è quella 800 MHz, non è da escludere tuttavia che per esempio anche il 1800 possa generare delle problematiche. Qualora su un impianto satellite venga tirato un cavo che non ha una schermatura adeguata e i segnali fossero di quella portata, l'accoppiamento del segnale potrebbe generare dei disturbi. Cosa ci fa, qual è il miglioramento dell'LTE in termini di banda e di evoluzione della rete? Quindi l'obiettivo dell'LTE è quello di utilizzare la banda larga in termini di dati in sistema wireless, proprio come sono le chiavette di 3, Vodafone, TIM, eccetera. Ed è, nasce con l'obiettivo di trasmettere video in HD e anche 3D. Le velocità cambiano in maniera sostanziale in termini di distribuzione.
Quindi se andiamo a guardare le potenze attuali, le distribuzioni attuali, sia in downlink che in uplink, del sistema per esempio HSPA, che è proprio quello delle chiavette, oggi arriviamo a un massimo di 14 megabit per secondo in downlink. Con l'LTE si arriva a un massimo di 326 megabit per secondo. Quindi capite che l'evoluzione fa un passo veramente importante. Oltre anche l'uplink, che veramente oggi è a 5-7 megabit e al massimo passerà a 86 megabit. Quindi è un passo veramente importante. Mi permetto, oggi hanno presentato il nuovo iPhone, il famoso iPhone 5. Nella presenza di noi dicono sarà velocissimo in internet. Perché sarà velocissimo in internet? Perché monta già a bordo la tecnologia LTE, per cui avrà, come dire, delle performance sicuramente molto migliorative rispetto a quello che era la navigazione che siamo abituati adesso. Il nuovo iPad, che è uscito qualche mese fa, ha già a bordo delle TIE perché negli Stati Uniti è operativo già da almeno un anno. Sì. Quindi è una cosa attuale l'iPhone, direi che è l'iPhone che fa tendenza, i clienti che oggi compra l'iPhone non vedrà l'ora, questa tecnologia sarà operativa, gli operatori telefonici non vedranno l'ora di mettere in piedi questa tecnologia per dare ancora più spinta ai prodotti. Magari più spinta anche ai loro servizi, comunque sempre di più l'utilizzo del telefono e anche quello di smartphone e quindi sicuramente un grande spunto verrà dato dalle telecom, anche perché la rete cablata in Italia non è sicuramente delle più diffuse, quindi ci sono molte zone che sono poco coperte dalla DSL e zone anche dove la rete UMTS non dà una copertura sufficiente al servizio dati. Un altro parametro che è molto importante è per esempio questo, è il tempo di latenza sul giro completo, nel momento in cui io per esempio invio una richiesta dal mio iPhone alla base dati e questo mi risponde, che cambia in maniera sostanziale, quindi con l'UMTS siamo a 100 millisecondi, con l'LTE andiamo sotto a 10, quindi oltre a una rete molto veloce nel uplink e nel downlink ho una risposta veramente immediata da parte del sistema. Quindi i segnali che sono stati assegnati dal canale 60-69 saranno in qualche caso problematici dipendentemente dalla posizione dove sono distribuite le celle e da come sono messe le nostre antenne. Quindi sarà strettamente necessario in alcuni casi andare ad eliminare, a delidere questi segnali che altrimenti non consentiranno la corretta ricezione del digitale terrestre. In qualche altro caso probabilmente sarà sufficiente avere un minimo di accortezza sul puntamento dell'antenna per non avere problemi con i segnali di LTE. Tanto per fare un esempio molto piazzante e parlare di qualche numero. Questa qua è la città di Castelfranco Veneto, qua sotto c'è la sede di Fracaro per essere chiari. Vicino alla sede di Fracaro c'è una emittente UMTS oggi, quindi una base station. Lo standard LTE prevede una potenza ERP di emissione da 500 watt a 2 kW, quindi una potenza significativa. Se noi ipotizzassimo che la base station LTE posta in questa direzione trasmetta proprio in questo senso, normalmente sono omnidirezionali le antenne cellulari, avendo una direzione del puntamento delle antenne in questo senso reale, che punta verso il villa, i segnali che ci troveremo ad avere all'uscita dell'antenna sono questi. Quindi con un'antenna di guadagno 12 ci troveremo all'interno di 250 metri dalla base station ad avere 123 microvolt. Capite bene che questo segnale qua è un segnale che può andare in saturazione, televisori, amplificatori, tutti gli apparati attivi sulla catena, se non opportunamente filtrato. A un chilometro ci troviamo ancora con 94 microvolt, che è un segnale di tutto rispetto. Al chilometro dopo c'è l'altro ripetitore cellulare. La rete telefonica è molto fitta, le telefoni sono molto più fitte rispetto a quelli televisivi. Come mai che si attacca proprio all'ambiente elettromagnetico per mettere le potenze? Queste potenze qua, l'LTE fornisce queste potenze qua come potenze di picco. Quindi non è una potenza di trasmissione costante, ma è una time division multiplexing, quindi viene mandata a suddivisione di tempo inquina comunque, però veramente dell'inquinamento perché diventa una potenza media all'interno di un intervallo di tempo.
Questo ovviamente a noi utenti e installatori della parte televisiva genera un problema, perché i nostri amplificatori non fanno una suddivisione del tempo, funzionano costantemente, quindi anche se questo funzionasse per metà del tempo con questa potenza qua, i centralini e comunque anche i televisori intermodulerebbero, per essere chiaro. È vero anche che banalmente, se disposto sulla parte subito sotto, sempre con la stessa antenna che ha un guadagno 12 e un rapporto avanti e dietro di 30 dB, i segnali cambiano in maniera sostanziale. Quindi a 250 metri ho 93 dB micro, a un chilometro ne ho 64. Però questo è un caso, effettivamente, come diceva Davide prima, le antenne delle LTE come quelle del GSM verosimilmente avranno distanza l'una dall'altra tra 2-3 km. Quindi mi salvo da questa, ma ce ne sarà probabilmente un'altra qua sotto a 2 km di distanza. Quindi, detto questo, con quei segnali là in antenna, senza ombra di dubbio, l'amplificatore non adeguato alla ricezione, o meglio, all'eliminazione dei segnali LTE, intermodulerà, comprimerà. Peggio ancora, i tuner dei televisori non sono stati fatti per supportare delle potenze così elevate all'ingresso. E soprattutto determinati costruttori hanno delle potenze di ingresso molto molto ristrette. Quando si superano i 90 microvolt, il tuner si spacca. Con 120 si spacca senza ombra di dubbio. Quindi noi peraltro in Italia il canale 60 è un canale di carattere nazionale, quindi il canale 60 è il 60, contiene TIM 2, contiene la 7 HD Sport Italia, Sport Italia 2, Sport Italia 24, sia in Emilia Romagna, sia in Toscana, sia in Veneto, in tutta l'Italia. Essendo questo un canale di carattere nazionale, la richiesta è quella di preservarlo senza andare a eliminare questo servizio. Chiaramente, come avete visto prima, abbiamo solo un megahertz di intervallo di guardia. Questo implica che il filtro che andremo a utilizzare deve essere estremamente selettivo. Deve danneggiare poco il canale 60 e andare a eliminare tanto il segnale della LTE. Quindi, per andare a evitare problemi di ricezione della LTE, potrebbe essere necessario montare un'antenna filtrata, un filtro in linea, come questo, un amplificatore per LTE, ma anche delle centrali a monocanali. Chiaramente non è da escludere che in alcune installazioni serva l'antenna filtrata più il filtro in linea più l'amplificatore LTE. O anche canalizzato. Chiaramente, per le sue peculiarità di selettività, è la soluzione che fra tutte è quella che offre la migliore prestazione. Nel senso che sapete che generalmente sono tre celle prima dell'amplificatore e due dopo. Quelle fanno sì che la selettività sulle LTE sia molto elevata. Un amplificatore tra LTE, non c'è da sostituire. Un amplificatore che sarà a brevissimo. Che sarà proprio larga banda, che sarà dalla serie di mappa e dovrà fare la serie di mappa. Un ulteriore passaggio che è estremamente importante: perché l'LTE è particolarmente sentito per l'Italia? Perché in Italia abbiamo tra i 38 e i 45 canali di banda VHF. La banda VHF è veramente piena, quindi abbiamo tantissimi MUX. In Francia sono tra 5 e 9, potenzialmente in Francia potremmo tagliare da 700 MHz in su invece che da 790. Nel Regno Unito sono tra 5 e 12, in Spagna tra 5 e 10, in Portogallo addirittura 1. Hanno un MUX di digitale terrestre? Uno in tutto. In Spagna tra 5 e 10, in Inghilterra, in Francia tra 5 e 9. Tieni da 21 su, poi ce n'è lo spazio, adesso fa pagare la frequenza,
quindi ci sono delle esigenze che sono sostanzialmente diverse, proprio perché dove noi qua il 60 è occupato su sto megahertz che ci rimane dobbiamo andare a operare una selettività molto elevata, in Francia magari si può cominciare a tagliare dal canale 56. Come? Fortunatamente. Fortunatamente anche purtroppo, perché dipende poi dal canale. Noi per questa attività stiamo lavorando con T-Lab, che è l'ufficio tecnico di Telecom. Se vuole, prego, prego. No, parlavo con te. Ah, ma questo, se non siamo in contatto, fino a... Adesso ci sono due slide dopo. Sì. Secondo le sue simulazioni, ha rilevato che la selettività necessaria per far sì che nella maggior parte dei casi l'LTE non sia interferente con i televisori è di 30 dB. 30 dB è un valore molto, molto, molto elevato. È un valore tipico delle celle di trasmissione sui siti trasmissivi, con un filtro che costa mediamente 300-400 euro, che ovviamente non è applicabile alle distribuzioni di casa o comunque anche di condominio. Quindi, come si diceva prima, base station, antenna, saranno necessari degli apparati dedicati. Il filtro che vedete là, ce l'ho qua in mano, se volete passarvelo, si vede poco perché ovviamente è il P66 all'esterno, però le selettività di cui parliamo sono di questo carattere, quindi banda DHF, banda UHF, LTE. Qua vedete una selettività che è abbastanza spinta, quindi abbiamo questo dove c'è questo marker del canale 60 che viene salvaguardato e qua ho sotto l'LTE. Chiaramente questa riga qua non è una verticale, quindi una minima parte del segnale LTE passerà lungo questa costa, però i restanti canali sono attenuati di oltre 40 dB. Come si fa ad ottenere una selettività di questo genere? Con l'utilizzo della tecnologia SOW, che non è una parolaccia, giusto per vostra informazione. I filtri SOW funzionano a onde acustiche superficiali ed è una tecnologia che viene normalmente utilizzata per esempio sui convertitori di canale, dove, come vedete qua, ho una plottata di un canale che viene filtrato largamente. Quindi, sono 40 anni che sono sulle medie dei televisori. Sì, esatto. Esatto. Chiaramente nel corso degli anni, fino all'altro giorno, i filtri SOW venivano utilizzati come passacanale. Oggi abbiamo girato un pochettino questa tecnologia utilizzandola per eliminare una porzione di canali. Quindi la gamma che proponiamo, che è già in parte disponibile, è composta da un'antenna TAU con SOW all'interno, quindi l'antenna al suo interno monta già un filtro di questa categoria, che si chiama LTE Kill, tanto per essere chiari, la trovate già disponibile, una Blue DC HD, una Sigma 8, tutte quante con all'interno del balloon il filtro SOW, centralini, un MAP 540, un MBG3640, un MBX5740 e il filtro in linea. Di questi prodotti sono attualmente disponibili le tre antenne, il filtro in linea e a brevissimo saranno disponibili il MAP e l'MBJ. Nel giro di mese e mezzo sarà disponibile anche l'MBX. Questi sono i primi 7 prodotti. Chiaramente, scusate, sono i primi perché a seguire tutti gli altri prodotti diventeranno LTE. È anche vero che dove ci sono le trasmissioni che si mantengono tra canale 60 e 69, potrebbe essere deleterio andare a montare un'antenna di queste. In Veneto, tanto per citare un caso che conosco molto bene, c'è il canale 68 dove danno il ballo liscio la sera e molte persone non vogliono rinunciare a quel canale. Da quando partiranno le trasmissioni? Le trasmissioni LTE, secondo la normativa della Comunità Europea, dovranno essere operative entro non oltre il 2015.
ciò implica che verosimilmente alcune trasmissioni partiranno anche a brevissimo, perché ovviamente gli operatori telecom che offrono servizio a iPad piuttosto che tablet come dati larga banda hanno proprie frequenze e vorranno fornire il servizio. Verosimilmente partiranno anzitutto a 2,6 GHz, soprattutto nelle grandi città, in modo da dare poco fastidio ai televisori. Dopo questa prima sperimentazione passeranno sicuramente alle altre frequenze. Tanto per essere chiari, al momento ci sono già alcuni siti che sono sperimentati in Italia, per Vodafone sono i principali stadi calcistici, per TIB c'è una via di Torino e una di Roma. La prossima generazione, ovviamente, che oggi è in fase di ideazione però non può essere già implementata, è quella di andare a realizzare un centralino che avrà un connettore d'ingresso dedicato all'LTE, perché sicuramente ci saranno tante zone dove l'LTE darà fastidio, ma ci saranno anche quelle zone dove l'LTE arriva debole e l'utente vuole che sia integrato all'interno della sua distribuzione. E questa è una cosa che stiamo valutando in collaborazione con T-Lab, in base a tutto ciò che sperimentiamo. Se avete bisogno di informazioni, all'interno della nostra pagina web, nella sezione digitale terrestre, riportiamo tutte le ultime novità derivanti sia dal Ministero che anche dai laboratori di T-Lab. Se avete domande sull'LTE, sono a vostra disposizione o adesso o anche dopo, come preferite. Cambiamo argomento completamente e parliamo un attimino di fibra ottica. Quindi, vedremo alcuni dettagli della fibra ottica, partendo proprio dai dettagli di base, quindi come è costituita, come è fatta, con una breve introduzione, quali sono i vantaggi, un approfondimento tecnico di misura sulla fibra, le applicazioni della fibra ottica, e poi vedremo due nuove soluzioni che già avete anticipate sul tabellone. Quindi oggi la fibra viene utilizzata per applicazioni di carattere TV SAT, quindi distribuzioni di segnali audio video, TVCC sicurezza, telefonia, IP, illuminazione tecnica, internet, ethernet e molte altre applicazioni, quindi dorsali, orizzontali, ma anche distribuzione all'interno degli edifici. La fibra ottica viene utilizzata soprattutto perché la necessità è quella di avere larga banda, mettere moltissimi segnali, dati, TV, SAT all'interno di un unico canale di distribuzione. Il canale ideale per la distribuzione di tutti questi dati qua ovviamente è la fibra, perché consente una trasmissione di bande enormi. La riga rossa che vedete è la tua DSL, per essere chiari. Quindi, la distribuzione di fibra ottica nel corso degli anni è aumentata in maniera esponenziale, tant'è che oggi le principali linee telefoniche, ad esempio DSL, sono fatte in fibra, quando 10 anni fa erano realizzate ancora in maniera estremamente più tradizionale. Tutti i paesi stanno crescendo in maniera significativa sulla distribuzione di fibra. Vado abbastanza rapido perché questi qua sono dati di carattere quasi istituzionale. E anche l'Italia ha una previsione del 6% di crescita nel corso del 2013. Quindi, andiamo a definire un attimino meglio questa fibra ottica, cos'è la fibra ottica. Anzitutto ci sono due tipi di fibre. Una è la fibra plastica e una è la fibra vetro. Ci sono delle differenze estremamente importanti l'una dall'altra. Qua ho due esempi. Questa azzurra qua è fibra di vetro, questa è fibra plastica. La fibra vetro, se volete, non so se siete... Normalmente la fibra plastica viene utilizzata per segnali tipo dati, per tratte relativamente brevi. È facile da testare, soffre poco i piegamenti sulla fibra. Diversamente la fibra di vetro è utilizzata dove le tratte sono molto lunghe, e viene utilizzata anche perché offre poca perdita di passaggio rispetto alla fibra plastica. Ovviamente sono due cose sostanzialmente diverse. La fibra plastica
soffre molto poco del piegamento, strozzatura del cavo, diversamente la fibra vetro soffre notevolmente di questi stress meccanici. In fibra possiamo passare praticamente tre diverse finestre, tre diversi colori della luce. Quindi sulla fibra plastica viene utilizzata in maniera multimodo, viene mandata dentro la prima finestra ed è luce visibile, quella dei lettori DVD per essere chiari. Seconda finestra e terza finestra diversamente sono due lunghezze d'onda che vengono mandate dentro sulla fibra vetro e sono invisibili per l'occhio umano e possono essere anche estremamente dannose. Chiaramente ci sono, come vedete, l'andamento dell'attenuazione all'interno della finestra è diverso dall'una all'altra. Concentrandoci tra la seconda finestra e la terza finestra, ecco che vedete quali sono le attenuazioni. 1310 nanometri della seconda finestra e siamo a 0,405 di chilometro sulla fibra azzurra che avete in mano. 1550 nanometri, che è la terza finestra, siamo a 0,203 dB al chilometro. Capite che l'attenuazione della fibra è un altro mondo rispetto a quella del coassiale. Cioè, è 0,203 dB al chilometro, 100 volte meno rispetto al coassiale, forse più. Quindi, fatta questa prima discriminazione, ci sono ulteriori distinzioni all'interno della fibra. Quindi la fibra plastica può essere di due tipi sostanziali, step index o grounded index. La differenza sta soprattutto nei diametri della fibra e come viene distribuito il segnale all'interno del canale ottico. Come vedete, la step index ha numerosi rimbalzi della luce all'interno della fibra e questi diversi percorsi definiscono anche la modalità di trasmissione, tant'è che la fibra plastica step index viene anche definita multimodo, vuol dire che la luce all'interno è distribuita in numerosi diversi modi. La grounded index, anche questa multimodo, genera una leggera deformazione del segnale, quindi se questo è il mio segnale in partenza, questo è il mio segnale in arrivo. Queste due fibre generalmente sono utilizzate per distribuzioni TV SAT, perché segnali TV SAT non devono subire deformazioni durante la trasmissione. Quindi per distribuzione TV satellite viene utilizzata la fibra di vetro, quella azzurra, che è di tipo monomodale, quindi la fibra viene, il segnale viene trasmesso in un unico modo. Se avete dubbi, domande, fermatemi in qualsiasi momento. Questo qua è un esempio di attenuazione, quindi se prendo 10 metri di cavo coassiale RG11 da 10,2 mm ho un DB7 di perdita. Per fare un DB7 di perdita con le fibra devo fare 3 km e mezzo. Quindi, fatte queste considerazioni, c'è da valutare il parametro meccanico, che abbiamo detto essere uno dei parametri più importanti. Quindi una fibra a singolo modo, come quella azzurra che avete visto, è una fibra detta 9/125. Cosa significa? Significa che il diametro del conduttore interno di vetro, o meglio del nucleo, è di 9 micrometri, sarebbe a dire 0,009 mm. Diciamo pressappoco con un capello anche più sottile probabilmente. E il diametro esterno, detto anche cladding, è di 125 micrometri. Capite bene che un minimo di allineamento o un po' di sporco all'interno della fibra sul connettore può creare un'attenuazione veramente importante. Diversamente, nella fibra multimodo i diametri sono più importanti e di conseguenza anche l'irraggiamento, essendo definito in molti modi, soffre meno di queste due peculiarità. Quindi se sporco un pochettino, attengo un pochettino, ma il segnale passa comunque. Quali sono le tipiche protezioni dei cavi in fibra? Normalmente il cavo in fibra che vi state passando, anche quello là, ha una guaina libera da alogeni. Quindi in caso di incendio la guaina non libera quei gas che, miscelati con l'acqua, generano acidi. Ha una protezione in Kevlar, che è quella paletta gialla che si vede, un'ulteriore guaina di protezione della fibra.
E queste sono solo le bretelle di giunzione, perché i cavi di distribuzione orizzontali sono anche cavi corrugati, generalmente anche il riduttore è molto molto più protetti. Però anche le bretelle che sono quelle là hanno un grado di protezione molto molto elevato. Quindi, con queste fibre qua, in seconda finestra, noi possiamo far passare una banda potenziale di 20 GHz al chilometro. Quindi, lo sviluppo e l'utilizzo della fibra sta prendendo sempre più piede, ma quello che ci serve oggi è capire come funziona e quali sono le cose da fare e da non fare all'interno della fibra. Sicuramente molti di voi hanno già avuto esperienze in merito, quindi io vado abbastanza rapido. Se avete dubbi, fermatemi tranquillamente. Quali sono gli ulteriori vantaggi della fibra? Abbiamo detto banda larghissima, tendente all'infinito, perché all'interno della stessa fibra io potrei, all'interno della fibra azzurra, mandare dentro un segnale in seconda finestra, ma anche in terza finestra, o anche più segnali in terza finestra, con queste tecniche che sono quelle utilizzate per le distribuzioni di carattere orizzontale. Ha una bassissima attenuazione, quindi da 0,2 a 0,5 di chilometro, dimensioni e peso ridotte. Se la compariamo con una rete di distribuzione orizzontale dove passiamo un cavo da 2 cm e il peso di quel cavo là è di qualche quintale, diversamente con la fibra passiamo un cavetto sottilissimo che ha una protezione enormemente maggiore. È immune da interferenze permanenti, quindi posso passarla veramente dappertutto, anche insieme ai cavi della 220. Ha una resistenza elevatissima, nel senso che non si corrode come il rame, non c'è bisogno di un foglio antimigrante perché non c'è ossidazione all'interno della bretella, in quanto all'interno c'è vetro, kevlar e plastica. La durabilità, le fibre sicuramente hanno una resistenza nel tempo molto molto maggiore del coassiale. Non richiede manutenzione ovviamente, anche sulle reti di carattere orizzontale dove si installavano gli amplificatori, una volta ogni 5-10 anni era necessario andare a visionare l'amplificatore, verificare lo stato dell'alimentatore dell'amplificatore e le connessioni. Questo non è il caso. È una tecnologia che ormai è diventata sicura, affidabile e collaudata e i costi di realizzazione e di installazione cominciano a diventare estremamente concorrenziali con quelli in fibra. Oltre a offrire una flessibilità e una semplicità di progettazione davvero interessante. Quindi, fino ad oggi la fibra l'abbiamo utilizzata per sostituire reti cavo, quindi 300 metri, 300 metri, 300 metri, 4 amplificatori ed è una rete di carattere orizzontale. Oggi possiamo fare un trasmettitore, un ricevitore, 1000 metri di fibra con un'attenuazione bassissima. Un mancato allineamento. Questi difetti generano chiaramente attenuazioni e anche riflessioni. Parametro che è estremamente importante valutare, che però spesso viene non considerato, è la tipologia di connettore. Oltre alle diverse dimensioni dei connettori, quindi verde, azzurro, PC, SC, APC, FC, quello rotondo, eccetera, c'è una particolare formazione, o meglio, conformazione del connettore fisico. Quindi, per essere chiari, questa è una bretella, questa parte al suo interno viene detta ferrula e ci sono due tipi di ferrule, quella dritta e quella angolata. Se io faccio un'installazione con da una parte una bretella che è il connettore dritto e dall'altra un angolato, non funziona. Quindi bisogna porre particolare attenzione a queste robe qua, nel senso che non più in là di 2 mesi fa, per fare un esempio, un vostro collega di Genova ha fatto un'installazione da 35.000 euro che funzionava perfettamente in laboratorio da lui, ma non andava all'installazione perché c'era appunto un connettore angolato con un connettore dritto all'interno della distribuzione. Questi sono i tipi di connettore che normalmente si vedono in giro. Questo che vedete qui in mano è l'SC e APC, quindi SC è il tipo di connettore, APC sta per angolato. Come differenze in termini di prestazione fra i connettori angolati e quelli dritti, la principale è chiaramente il retroblocco.
o meglio adattamento al passaggio della luce, proprio come per i coassiali. Il connettore angolato consente di avere meno luce di ritorno rispetto a quello dritto, anche se ha una leggera perdita in più rispetto al suo passaggio. Per aprire normalmente si utilizzano diversi cassetti di giunzione, quindi ci sono box a parete, cassetto con introduzione, cassetto a giunzioni, box, muffole, scusate, sono tornato indietro. Quindi questo per esempio è un adapter per le giunzioni, dove vedete queste fessoline qua sono proprio giunto ottico a caldo, e normalmente vengono utilizzate sia nelle reti telecom che nelle reti TV. Come faccio a stabilire se la mia fibra che ho tracciato ha dei parametri adeguati alla distribuzione TV e SAT? Servono obbligatoriamente delle misure o di potenza ottica o anche di potenza ottica e di divisione del tempo. Normalmente si fa una misura tra il trasmettitore e il ricevitore per capire che l'attenuazione di tratta stia all'interno dei parametri previsti dal trasmettitore e il ricevitore. Oppure in sistemi un po' più elaborati di misura c'è la misura con OTDR, che fa una misura in tempo di tutte le attenuazioni che ci troviamo lungo la tratta. Potenza emessa, quindi il segnale di partenza, attenuazione, fine della fibra, quindi qua la mia fibra ha un connettore aperto. In questo caso, attenuazione giunto meccanico, quindi ho una grande riflessione, poi questa differenza tra la linea tratteggiata e la fine rossa è la perdita che introduce il giunto meccanico, oppure una fusione a caldo, dove non ho più la riflessione che avete visto prima, ma ho semplicemente un'attenuazione. Ad esempio, in questo caso possiamo anche andare a misurare qual è l'attenuazione effettiva del mio cavo in fibra, anche per diversi chilometri. Quindi, sono le 4:30. A che ora facciamo il break? Vado avanti spedito? Boh. Quindi le applicazioni che fino ad oggi abbiamo realizzato sono serie K con sistemi di distribuzione, in questo caso per esempio una centrale di FIF che veniva distribuita all'interno del condominio su numerose prese. Oppure con la serie OPT, dove abbiamo introdotto anche una rete passiva sulla quale si poteva andare a inserire, si può andare a inserire sul connettore ausiliario un segnale Ethernet e andarlo a distribuire a numerosi utenti ma anche utenze generiche. Quindi per esempio in Inghilterra sono stati realizzati diversi impianti con una centrale di ricezione sulla quale c'era un web server che andava a distribuire sia TV e SAT che il segnale dati a dei gruppi di vedette. Quindi fino ad oggi abbiamo utilizzato la fibra su contesti distributivi medio grandi, quindi fuori della casa, villaggi turistici e hotel, complessi residenziali e aziende, oppure replicare segnali da una centrale molto lontana. È possibile andare a cambiare questa tipologia di impianto? La risposta è sì, certamente. Come? Con una nuova soluzione di distribuzione all'interno della casa. La soluzione è nuovissima, nel senso che conta di questi due nuovi prodotti. Dopo li faccio passare a voi. Ed è una soluzione realizzata per la distribuzione dei segnali TV e SAT su un'unica fibra all'interno della casa o del condominio. Quindi, qua abbiamo scritto FTTH reale, significa fiber to the home, quindi la fibra arriva fino al punto presa dell'utente finale. La famiglia di prodotto conta di
un trasmettitore ottico, un ricevitore ottico là potente, una serie di impartitori e derivatori ottici, quindi per realizzare impianti a stella o ad albero, una serie di cavi predestati di diverse misure, tutti con nuovi connettori di dimensioni ridotte. Chiaramente, questi sono i connettori, chiaramente chi è interessato ad avere i connettori di queste dimensioni perché ha poca esperienza nella fibra e vuole utilizzare i cavi preintestati può utilizzare i cavi preintestati. Diversamente, quegli utenti che invece hanno già investito in un'aggiuntatrice a caldo e vogliono fare aggiunti a caldo perché fanno il cavo della lunghezza che vogliono, possono utilizzare i cavi di tipo tradizionale facendo i giunti, in quanto il prodotto utilizza un connettore di tipo tradizionale e per passare al connettore mini c'è una bertella di adattamento. Quindi il trasmettitore, così come lo vedete, va collegato direttamente a una parabola di tipo tradizionale che monta un LLB di tipo tradizionale, quindi HV-HV, nessuna complicazione nell'installazione. L'installazione viene fatta come siamo abituati, si punta la parabola con il solito misuratore di campo e poi si interconnettono i cavi coassiali al trasmettitore, proprio come per i multiswitch. Dall'altra parte c'è un ingresso dedicato al terrestre, quindi ci va, se i segnali sono sufficientemente equalizzati, un amplificatore larga banda o un miscelatore larga banda. Se i segnali sono fortemente disequalizzati, sarà necessario equalizzarli un pochettino prima di entrare al trasmettitore per poi uscire in fibra. Chiaramente questo sistema, come vedete, è un sistema a cascata, quindi per ipotesi, se io avessi già realizzato un albergo, un condominio con una distribuzione a multiswitch, potrei tagliare i cavi coassiali, inserire in mezzo il trasmettitore e allargare la mia distribuzione anche in fibra ottica, quindi fare un sistema misto. Con questo sistema, ovviamente, con una parabola, riusciamo a mettere anche più trasmettitori in cascata. Una nota particolare è che la potenza di uscita ottica del trasmettitore è di 7 dBm e al suo interno ha un controllo automatico della temperatura che consente che la potenza rimanga stabile tra i 7 e gli 8 dBm tra meno 10 e più 55 gradi. Quindi la potenza ottica è praticamente sempre garantita. Oltre a questo, abbiamo inserito all'ingresso un controllo automatico del guadagno per far sì che il prodotto possa essere installato con una parabola da 80, una da 100, una da 150 e automaticamente il segnale che arriva dal suo ingresso può arrivare dopo un amplificatore o direttamente dalla parabola e arriva al mio laser che c'è al suo interno sempre con la corretta potenza. Questo perché i controlli automatici dei guadagni ovviamente sono 5, 4 per le 4 corrente satellite e 1 per il terrestre. Questo garantisce che il mio segnale non sia troppo forte il laser, quindi subisca una distorsione derivante dalla troppa potenza, o sia troppo debole all'interno del laser, quindi mi arrivi al ricevitore con poco segnale rumore. Il prodotto è autoalimentato, quindi questo è uno dei primi campioni. Ho l'alimentatore a bordo sostituibile in campo, rimuovendo semplicemente questi 4 viti qua, e due connettori di test qua. Questi due connettori di test qua fanno sì che io, installatore, possa verificare che il segnale che sto buttando dentro sia all'interno del range del controllo automatico di guadagno. Perché chiaramente il controllo automatico di guadagno che abbiamo qua fa 20 dB. Al di fuori di quei 20 non ce la fa più a regolare. Qualora arrivasse con un segnale o troppo forte o troppo debole, su questi due connettori di test qua mi trovo un livello diverso da quanto specificato. Il prodotto è anche in grado di fare alimentare, quindi alimentare l'RNB a monte. Quindi qua poniamo 200 mA per 14 volt.
Ecco, la banda TV all'interno del trasmettitore, forse non l'ho detto prima, è una banda TV completa da 88 MHz a 862 MHz. Questo significa che all'interno passano DHF, FM e anche banda S. Questo invece è il ricevitore. Sì. Perché è in preliminare, infatti l'etichetta come vedete è ancora in carta purtroppo. Li ho sequestrati al laboratorio. Il ricevitore, come dicevo, quello che ha il signore in mano, avrà un alimentatore. Su quello che vedete là, al momento l'alimentatore è attaccato, ma sarà nella prima realizzazione un alimentatore che potrà essere removibile. Quindi se in uscita ho un ricevitore che rispetta la normativa, quindi fornisce 300 mA come da standard, posso rimuovere l'alimentatore e tutto viene limitato dal sottobox. Diversamente, se in uscita ho un ricevitore non conforme, dovrò connettere l'alimentatore. Il ricevitore avrà il suo ingresso, quindi la fibra ottica, e qua in uscita troveremo quattro uscite universali indipendenti alle quali collegare una PDM 00 per esempio, quindi una presa del mix, sulla quale mi troverò TV e satellite, quindi completo digitale terrestre più quattro polarità satellite comandate dal segnale LISEC. Questa è la prima versione alla quale si aggiungerà brevissimo una versione che invece di avere le quattro uscite universali avrà HV, HV più il terrestre. Quindi potrò uscire e allargare la rete ulteriormente con segnali con una distribuzione mista ottica elettrica. Ok. Distribuzione per la distribuzione ottica. Inseriamo in famiglia una gamma completa di partitori e derivatori di dimensioni estremamente ridotte. Ciò se avete avuto modo di vederli, se li avete già visti, se li avete utilizzati. Sono molto molto piccoli e possono essere installati all'interno di scatole di derivazione con estrema facilità. Il connettore ottico è questo, basta togliere il tappo di plastica e l'inserimento all'interno del connettore viene fatto in questo modo. Si inserisce al suo interno, si spinge e si aggancia. Questa è la velocità e la facilità di connessione. Quindi, tramite questa tipologia di prodotti è possibile andare a realizzare un impianto a stella, un trasmettitore e 32 ricevitori, quindi per esempio 128 prese, oppure un trasmettitore e andare a spillare un po' di segnale per ogni piano, andando a servire 100 ricevitori per ipotesi. Per svincolare la fibra dallo splitter è sufficiente premere sulla bussola in questo modo e il connettore si sfila. Quindi è un sistema veramente, io lo chiamo plug and play. Chiaramente vale come per le altre fibre ottiche, dove se io tolgo il tappo e ci metto il dito sopra ho sporcato la connessione e danneggiato il passaggio della mia luce. Alto. Prego. Alto. No, no. Non si pulisce con l'alcol, nel senso che la ferula questa qua generalmente è fatta in ceramica e anche la pulizia in questo modo sulla maglietta è estremamente dannosa. I panni che vengono utilizzati per la pulizia di questo qua sono normalmente rinchiusi all'interno delle scatolette plastiche e sono stati puliti e realizzati in seta su una camera bianca libera da polvere. Quindi se vi capita che avete aperto una bretella e vi cade per terra, perché succede, magari in condizioni sfavorevoli, la tirate su pensando di fare così, di fare una bella cosa, avete fatto una cosa molto molto sbagliata. No. Anche il fatto di soffiarci sopra può sembrare il fatto di pulire, però le particelle che mettiamo anche quando parliamo si vanno ad appoggiare sopra e se sfortunatamente una si va ad appoggiare sopra quei 0.009 millimetri che abbiamo visto prima, il passaggio della luce può venire attenuato in maniera significativa. Spray, quindi contatti, non avete quello
No. I kit di pulizia costano veramente una stupidaggine, cioè la scatoletta mi sembra che abbia 150 strappi, ha una leva che fa crack, si apre la finestrella, c'è un verso di pulizia e costa una decina di euro, 20 euro. E si fa, non l'ho portata perché purtroppo se la portavo era finita. Prego, questo. Chiedevo, l'ultimo discorso qua vale la stessa cosa per il cavo digitale che proviamo dal lettore della notificatore surround, cioè se ci cade, se c'è. Normalmente il cavo, tanto per essere chiaro, la connessione audio che viene utilizzata sui sistemi di distribuzione all'interno della casa è un cavo come questo, quindi multimodale. Questo qua faccio così e tant'è che il cutter per questo cavo multimodale è straordinario. Questo cutter qua costa 15 euro, il cutter per tagliare questa fibra qua costa 600 euro, a seconda della tipologia di taglio. Ci sono cutter che vengono dichiarati per 15 tagli, ci sono cutter che vengono dichiarati per 1000 tagli. I cutter è quelli di allenamento professionale di Sumitomo, per dirne una, garantiscono anche 25.000 tagli e costano 700-800 euro il cutter. E non è una macchinetta così, è una macchinetta di metallo molto molto seria che fornisce un taglio su una fibra come questa. Forse tu prima, facendola passare, non avete notato che io avevo spellato una parte di questa fibra qua per mostrarvi quanto sottile è la parte interna con il nucleo. Quindi questa parte bianca qua non è il nucleo, è il nucleo più il corpo più la guaina. Facendo uno stretto con questa pinza qua, che è una pinza dedicata, resta fuori la parte che è il nucleo più il threading. Riuscite a vederlo? Sì, a malapena. Cioè, se metto una zona scura dietro, magari io. E la differenza chiaramente è sostanziale, nel senso che questa utilizzata plastica per la distribuzione audio ci faccio quel che voglio e non si danneggia. Questa io la piego un po' salta. O si danneggia. Quindi per la distribuzione possiamo utilizzare cavi prestati da 3, 5, 10, 25 o 100 metri. Nel caso in cui dovessimo avere necessità di giuntare due bretelle insieme perché servono 50 metri, le due bretelle possono essere aggiuntate tramite una bussola. Quindi cavo mini da un lato, cavo mini dall'altro. Questo cavo qua, tanto per essere chiari, fa passare in un solo cavo di fibra 4 polarità satellite e una banda TV completa. Quindi provate ad immaginare un condominio di 5 piani dove ci sono 8 prese per piano e dovete tirare giù 5 cavi coassiali da 7 mm, la differenza che viene creata nella distribuzione. Passando 5 cavi ci impiegate 4 ore, bestemmiando, passando questo cavo che ha un diametro complessivo di 3 mm, ci mettete 20 minuti. Quindi la differenza non deve essere valutata solo nel costo dei prodotti, ma deve essere valutata soprattutto nelle facilità di installazione e nei vantaggi che offre la soluzione. Tant'è che molti clienti mi chiedono di poter passare coassiali molto spesso sulle canali della 220. Voi sapete che per normativa non è possibile fare questa cosa, come anche nella distribuzione degli ascensori. Diversamente, con un cavo di fibra, potenzialmente la soluzione diventa enormemente più facile, essendo la fibra immune dai magnetismi e immune anche da sicurezza elettrica. No, 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 lo stesso. Com'è? Ah, no, no, passando sulla canaletta da 220. Della fibra sì. Della fibra sì. Allora, bisogna distinguere. Se state facendo un ospedale, no. Se state facendo un'abitazione o un condominio, è possibile passare la fibra all'interno della canala. È importante. Sì, molto importante. Sulle canali invece dell'ascensore, la norma dice che gli ascensori che sono di classe 1, adesso non ricordo,
che sono verificati dai vigili del fuoco non possono contenere segnali diversi da quelli utilizzati dal sensore. Quindi potrebbe essere, ma anche no. Detto questo, la fibra utilizzata è una fibra di alta qualità, quindi funziona sia per la seconda che per la terza finestra, a 1310 e 1550, ha una tensione di inserzione massima di 0,3 mA, il retro loss è di migliore di 55 dB, funziona tra meno 10 e più 85 gradi. Meno 40. Non è l'abitudine del... No, perché a meno 10 c'è il piano. Esatto. Il raggio di curvatura minimo deve essere superiore di 7 mm. Vuol dire che è abbastanza 7 mm, no? Ha una forza di trazione, prima della rottura, di 150 N. Quindi 15 kg. L'outer offset è la quanto è precisa tra un connettore e l'altro la connessione del core della fibra. Quindi, come vi mostravo prima, la soluzione diventa una soluzione veramente facile da installare e da montare. Prendo la mia fibra preinstallata, la passo all'interno del canale che so essere di 7 metri e mezzo di lunghezza, prendo la bertella preinstallata di 10 metri, arrivo alla mia distribuzione del piano, tolgo il cappuccio di protezione dalla fibra e lo inserisco all'interno dello splitter. E da qua vado con quello nero per l'ipotesi al piano successivo, con questi blu a servire 4 ricevitori ottici che mi fanno 4 prese utenti a ogni ricevitore, quindi 16 prese. E così posso realizzare un condominio per l'ipotesi di 5 piani in una maniera veramente veramente semplice. Voluminoso. Sì, è vero, però tecnologicamente oggi purtroppo non abbiamo alternative in termini di volume, quindi le dimensioni del ricevitore ottico oggi sono veramente grandissime per quanto ci riguarda. I componenti all'interno sono quasi tutti componenti SMD e sono veramente impaccati. Mi hai spiegato che non sono nuove, in una prima fase addirittura il componente era anche più ridotto di dimensioni. Mi spiegava che dal prossimo anno? No, dovrebbe essersi dall'inizio del prossimo anno. All'inizio del prossimo anno? Staccheremo l'alimentatore. Siamo stati obbligati a montare un alimentatore perché dal prossimo anno i decoder satellite, in particolare quelli di Sky, non potranno più disturbare per alimentare LNB o comunque apparati. Per cui è stato necessario, nella prima fase del progetto prevedeva il ricevitore privo di qualsiasi alimentazione, quindi fisicamente era molto piccolo e molto più piccolo di quanto non sia adesso con la sezione alimentatore. È stato progettato proprio in funzione di questa specifica. Il prossimo anno i ricevitori, sto parlando di Skype, comunque è più satellite, l'unico operatore di maggior interesse, il prossimo anno le cose non potranno più televentare i piani, per cui il RB, poi il switch, quello che è, e per cui diventa necessario che il ricevitore ottico viva la realizzazione. Chiaramente se è necessaria la distribuzione anche terrestre, diversamente se fosse necessaria solo la distribuzione del satellite non dovrebbe essere alimentato solo da un satellite. Quindi quali sono i punti di forza della soluzione? Sicuramente il primo fra tutti è l'utilizzo dell'RNB tradizionale. Non ho necessità di avere un misuratore ottico per installare la parabola. La parabola la installo come l'ho installata fino a ieri e utilizzo il mio trasmettitore ottico come fosse un multiswitch, grazie all'utilizzo del controllo automatico del guadagno che si installa. Può essere realizzata una distribuzione cascata mista ottica e multiswitch, oppure mettere più trasmettitori uno sotto l'altro. Diversamente, con altre soluzioni, voi sapete che magari avete visto pubblicizzate in giro, se dovessi allargare il mio sistema di distribuzione ottica dovrei mettere due parabole. È fondamentale. La prima, anche mi permetto, scusate, sì, l'RB tradizionale, legato anche alla parabola tradizionale, mi permetto di fare questo abuso, la parabola tradizionale che usata con l'RB è molto più facile, si fa un allenamento molto più performante. Il TV
voi la maneggiate la direttiva, si darà conto che il puntamento è molto più approssimativo. Le RB della concorrenza saranno problematiche reali di funzionamento. Primo, perché comunque il laser è sottoposto a temperature, sbalzi di temperature importanti, quindi loro dicono più 6, sbaglio, sì. Si passa da un più 9 quando fa freddo, ma un più 2 quando fa caldo. Il nostro trasmettitore sta nel suo tetto, il laser deve stare lì e controllato in temperatura più 7, potrebbe fare anche di più. E soprattutto, non so se l'hai detto, magari ci sono assolutamente. Il variabile di diametro della parabola, o delle B, della concorrenza, non cambia di molto le performance del segnale modulato in ottico. Il nostro trasmettitore che è la CIG, variando la parabola, quindi si monta una 120 con l'RB tradizionale, ma aumento di molto non la quantità ma la qualità, quindi mi trovo un mero inverso significativamente molto più robusti, la modulazione del trasmettitore ottico, di conseguenza godrà di più di questa volontà di segnale, quindi riesce sempre un flusso ottico, ma notevolmente più forte e più pulito. Dall'altra parte, a variare della, non avendo il CG, a variare la dimensione della parabola, non ho una variazione così proporzionale e lineare in termini di qualità, perché deve essere stato abbastanza chiaro. Anche il secondo punto, che sembra una sfruttata, io intervengo in un dominio dove c'è già una nuova distribuzione, un switch, voglio aggiungere un multiswitch ottico, lo posso fare, viceversa posso integrare un multiswitch ottico con un multiswitch SCR, con un multiswitch RAM, cioè una mentalità completamente aperta e libera su come strutturare l'impianto. Lavorando sul RAM posso, no, di quattro qualità a disposizione, e lavoro come voglio. Succede che la concorrenza con un condominio un pelo articolato, con due scale o con due calate, con l'altro tipo di tecnologia, che può usare su parabole, è inguardabile. Questo tipo di impianto, i set di biotici a disposizione non sono sufficienti, appunto un altro, altri set, e poi altri set ancora, quindi è espandibile in tutti i versi. È proprio un punto che viene qua, il punto 4, quindi al massimo riusciamo ad andare a mettere fino a 7 trasmettitori all'interno della stessa calata, quindi per ipotesi come distribuzione massima fatta adeguatamente, 7 trasmettitori per 256 utenti a trasmettitore sono 1792 prese con una parabola. E non mi fermo lì, perché se io monto e divido e amplifico le polarità posso fare più colonne da 7 trasmettitori, quindi ci fido a trovare, diciamo così, tra virgolette, il limite di questo applicativo. E perché 7 trasmettitori? Avete mai fatto un condominio con 15 multiswitch in fila? No, e comunque il rame, a forza di passare il segnale rame, a forza di passare da un multiswitch e l'altro, chiaramente si degrada. Noi consigliamo 7, appunto 7 trasmettitori in fila diventa già, direi, un numero di prese considerevoli. Ma non dobbiamo porre limiti agli schemi o a come andare ad applicare questa. Diciamo che la soluzione ovviamente mixata con i prodotti di carattere tradizionale come i multiswitch diventa estremamente flessibile, in quanto per esempio questo numero può banalmente raddoppiare mettendo uno splitter, un divisore a 2 di quelli da satellite, un SPT2, quindi metto uno splitter a 2 e faccio due carate da 7 ed ecco che i 1792 diventano 3800 rotti. Sì, anche volendo, adesso il visore a 4 di scolarità, ma volendo col codice della concorrenza, ma dividendo in 4 il tronco della polarità, faccio 7x4, 28 trasmettitori ottici. Sì. Davvero non c'è, secondo me, diventa proprio una maniera completamente diversa di ragionare in termini di progetto ottico. Oltre a questo, chiaramente è facile andare ad utilizzare un impianto esistente, quindi ho già montato una parabola all'interno del condominio che ho servito 12 utenze, perché erano quelli che volevano Sky, domani devo montare servire altre 12 utenze, anziché passare 5 cavi più il multiswitch che va all'utente, più il cavo, più tutto quanto, monto un trasmettitore ottico sotto l'NB e lo servo in fibra direttamente. Due domande, qualcuno aveva alzato la mano? Dopo un paio di schemi, se volete, vediamo insieme abbastanza rapidamente con
gli schermi è molto più facile. Quindi ultime due cose, il controllo automatico del guadagno sul trasmettitore consente di non avere regolazioni di trasmissione, quindi quelle tabelle per chi ha utilizzato il KTX, il KRX che abbiamo realizzato in funzione della potenza ottica con i colori, quando sono più necessarie di quando il segnale all'ingresso utilizzando delle parabole adeguate è sempre adeguato a trasmettere. Le connessioni ottiche sono estremamente piccole e facili da passare all'interno del canale, quindi non è necessario cercare e soffrire di far passare 5 cavi, magari 5 cavi da 5 mm che vanno a calare la qualità del mio segnale, ma è sufficiente passare un cavo di diametro 3 mm. Il budget ottico supportato tra trasmettitore e ricevitore è di 24 dB ottici. Quindi con uno spettraggio adeguato riusciamo a dividere ad un trasmettitore 32 o 64 ricevitori ottici. In un prossimo futuro stiamo realizzando, e sarà disponibile prossimamente, una soluzione per la quale sarà possibile andare ad aggiungere un altro trasmettitore di fianco a questo facendo la distribuzione della seconda posizione orbitale, quindi per ipotesi Eutelsat e Astra. Quindi non dovrò cambiare i cavi che ho già steso, ma cambierò il trasmettitore intestato, aggiungerò un trasmettitore intestato, scusate, e cambierò il mio ricevitore lato utente e darò all'utente finale due satelliti senza andare a toccare nulla della distribuzione.